Ciao amici, come state? Spero tutto bene. Come vedete da dietro, con le mie ciabatte rosa, oddio, ho cambiato postazione. In realtà nei prossimi mesi vi vedete proprio in un'altra casa, però vabbè, non vi posso ancora spoilerare nulla. Quindi oggi siamo nello studio di mio fratello, perché? Perché sì. In realtà qui con il computer fa caldissimo. Però boh, mi piaceva questa cosa qua dietro, che in realtà c'è tipo da un anno, non metà anno, però è bellissima. Viene il video troppo. Vedete un po' questa inquadratura a caso tra due monitor e con sotto un antibiotico che tiene il telefono, perché ho bellamente dimenticato il mio cavalletto dalla nene, ma sta per cadere tutto. Oggi haul di Primark, il negozio di danza e Claire's. Vi anticipo che Primark in realtà ci sono andata oggi come al negozio di danza, ma da Claire's ci sono andata qualche giorno fa, solo che avevo preso solo una cosa, quindi non aveva senso farvi l'haul di una cosa letteralmente. Vado a prendere quindi quello che ho acquistato da Claire's. Questa postazione è molto instabile. Comunque oggi ho cambiato acconciatura, nel senso ho tagliato i capelli e una persona sotto il video, la transition che ho fatto, Slider Shaping, tutto salon, vabbè, mi ha scritto: ma cosa cambia? Allora, dovevano avere i boccoli, quando ho fatto il video erano un po' boccolosi, adesso sono completamente lisce, ma il mio capello e il boccolo non possono stare assieme nella stessa frase. Comunque, cioè, li ho tagliati di un po', devo dire, così circa. Quindi sì, i miei capelli erano qua. Adesso sono qua, però mi piacciono un botto di più. Cioè, io letteralmente ho la fobia dei parrucchieri, però mi sono trovata davvero benissimo. Vi lascerò il link, un video fatto apposta, però davvero mi piacciono molto molto di più. Sono più sani, anche sotto sono proprio belli pari adesso. Mi piacciono un sacco, ma devo per forza legarli perché fa troppo caldo. Anzi, perché l'ho fatto? Ok, mi ha dato strafastidio questo suono. Comunque accendiamo il ventilatore già che sono in studio. Perfetto. Magari. Perfetto. Quindi, partiamo con l'haul. Buona visione. Perdonatemi l'acconciatura, però davvero è l'unica che non mi fa caldo, una delle poche. Quindi partiamo con Claire's, non ho nemmeno più la carta, lo scontrino, però mi ricordo quanto l'ho pagato perché l'ho preso tipo 4 volte questo e mi si era bellamente rotto. Scrunchies azzurro, io davvero da quando li ho scoperti, questi di Claire's costano un po', devo dire, costano 5 euro o 4,99 all'uno, sì 4,99. Io li ho di 3 colori di Claire's, però in realtà ne ho molti altri. Devo dire, sono un po' caretti, Claire's è un po' caretto comunque, però ci sono un sacco di cose carine. Mamma mia, mi ha dato ancora fastidio quel suono di prima, vabbè. Però bellissimo, cioè niente di particolare, niente di nuovo, più che altro io ce l'avevo già, ma in montagna mi si era rotto, cioè c'è uno spaghetto dentro che tiene questo elastico tutto raggrinzato, e niente, questo elastico si è rotto, quindi pum, si è completamente tutto aperto. Vabbè, io l'ho preso azzurro, ce l'avevo già azzurro, mi piaceva un sacco azzurro, poi mi ricorda un sacco una cosa bella, quindi niente, l'ho ripreso così, mi piace un sacco. Tengo un sacco da quando li ho scoperti, raga. La vita, io non utilizzo più elastici normali, tranne magari per fare le treccine piccole, le trecce, però per il resto, per dormire, per uscire, per andare a danza, sempre, vabbè, per andare a danza magari no, qualche volta sì, però sempre, sempre questi. Passiamo al negozio di danza, in cui ho preso una cosa molto piccola, magari qualcuno che se ne intende saprà già che cos'è. Ho speso un po' devo dire, più che da Primark, sì, più che da Pandora la scorsa settimana, ho speso
90 euro. Per, ovviamente, aspetta, delle punte. Faccio il scontrino, l'altro scontrino. Questa è la bustina rosa che butteremo, ovviamente. Queste sono le punte che ho deciso di acquistare. Hanno una scatola gigante, cioè una bustina gigante. Sono della Merlet. Mi ci trovo davvero davvero bene. Ho preso, sono le Chloe queste, non sono le prime punte, perché sono, se non sbaglio, le mie terze. Sì. E non vi leggerò qua cosa c'è scritto in francese, nonostante io lo faccia a scuola da 2 anni, ma meglio di no. Comunque dovrebbero fare queste scarpe dal 1974. Va bene, non ce ne frega assolutamente nulla. Io avevo delle prime punte il numero 15. Il 14, che è quello che ho preso, mi sta largo, raga. Mi sta largo. Il 15 non mi entrava invece delle prime punte. Perché, per chi non fosse esperto, prime punte e queste qua, che sono le Chloe, hanno proprio delle taglie diverse. Quindi il 15, che era la taglia che avevo io prima delle mie prime punte, non mi starà mai bene delle Chloe. Quindi vabbè, in poche parole ho preso 14, numero 14, non so se posso vedere qua. In realtà mi stava largo. Questo corrisponde a un 36,5, io ragazzi ho un 37, anche un po' di più. Non so come io abbia fatto a prendere un 36,5 che mi sta largo. Ho provato il 13, non mi entrava. Cioè dal 13 che non mi entra, letteralmente, al 14 che mi esce, tipo mi sta largo. Vabbè, più no, adesso. Ah, ok, qua dentro. Perfetto, pensavo che la tipa mi avesse dato solo i nastrini e i laccetti, dicevo, scusate, e il nastro qua non me l'avesse dato, invece era dentro, maledetta. Vabbè. Quindi laccetti soliti, opachi, e il laccetto elasticizzato, ovviamente. Adesso non so dirvi bene le misure perché non le misurerò, però niente, queste non ve le tiro fuori perché devo ancora cucirci i laccetti, ovviamente. Niente, 90 euro, queste non le butto indietro perché, diciamo, farebbero una brutta fine. Quindi magari le teniamo qua, bene bene. Passiamo a Primark. Cioè raga, ma io ancora scioccata. 90 euro. 90 euro, cioè praticamente 100 euro di queste fottutissime cose. Ok. Ho appena toccato la tastiera di mio fratello, che tra l'altro è 20 volte più gigante, cose tipo così. Non so se il computer si accende, non penso. Beh, meglio. Quindi passiamo a Primark, che pesa un botto la borsa, però in realtà ci sono tipo 6 cose, neanche. Apriamo la scatola magica. Devo dire, ci sono 2 cose che mi gasano un botto, quindi le terrò alla fine. Allora, ho preso, siccome c'erano già tutte le cose di Halloween, ma anche da Tiger Rag, cioè stanno già mettendo le cose di Halloween. Effettivamente, ragazzi, è tra un mese Halloween, poi quasi 2 mesi, però in effetti avevano tutte, dico, tutte le cose di Halloween. Io tipo, mamma, ma ci potrebbe servire del sangue finto per i costumi di Halloween a 2 euro? Penso che non lo utilizzeremo mai, ma io lo devo assolutamente comprare a 2 euro. Oddio raga, tipo super rosso, perché qua lo vedevo nero, però in realtà è super rosso. In realtà preferirei quello a spray, che è un po' più semplice. Ok, Primark, se la prossima volta magari riuscite a chiudere i tappini, sapete com'è, cioè se riuscite a chiuderlo, no, perché letteralmente sembra che mi sto tagliando un dito con delle cose innocenti di Primark. Vabbè, direi che si capisce che
Allora, questo video sta diventando un casino, un attimo. Dicevo, caro Primer, che stasera all'ascolto, potresti cercare di evitare di mettere l'alluminio sopra, così. Chiudilo almeno, io mi dico, no, perché sennò dopo succede questo e si apre tutto il prodotto, anche perché dura solo 6 mesi. Quindi manco per 2 Halloween te lo puoi utilizzare questo, che ovviamente io lo utilizzerò. Comunque, raga, un attimo che magari mi pulisco le mani, no, perché ho tutto questo sangue nel dito. Facciamo anche il test odore. Non so letteralmente da niente. Devo dire, macchia un poco. Cioè, non so se si vede. Macchia un po', ecco. Provo a lavarmi le mani e vediamo se va via. Sì, sì, ok, sì, lavandosi le mani, ma molto semplicemente, non sfregando, no? Però lavandosi le mani, sì, mi sono anche spanta tutta, vabbè. Va via, confermo. Quindi, bello, costava 2 euro. Era in sconto? No. 2 euro. Il pack, bellissimo, adoro, super olografico con i teschi, bellissimo. Buttiamo il cestino. Quindi ovviamente questa era la marca PS, che è la marca di Primark. C'è scritto Fright Night Fake Blood, basta, ovviamente dietro. Sono 38 ml, devo dire è bello bello grande. Quindi sangue finto preso. Passiamo, aiuto. Stavo incastrando. Ha delle cose che ho sempre visto da Primark, ma non l'ho mai comprato. Non so perché, sinceramente. Però avete presente quegli spazzolini normalissimi al supermercato, che tipo uno ti viene 1,50 euro. Qua noi ne abbiamo 5. 5 a 1,50 euro. Siccome mio papà è un po' esigente, quindi vuole quelli soft, c'era soft, medium, hard. Abbiamo preso appunto questi qua soft. Costano 1,50 euro, hanno dei colori bellissimi, belli schiaccianti, così che al mattino potete cantare con gli spazzolini, almeno mettere un po' di gioia. Lunedì mattina che nessuno c'ha la voglia di vivere, bellissimi. Devo dire, adoro. Se funzionano bene, se non fanno male, approvati. Non li apro ovviamente, però per ora sembrano validi. Ce n'erano anche degli altri 1,50 euro, però erano 2, quindi ho preso questi, poi i colori mi piacciono di più. Belli. Quindi anche gli spazzolini li abbiamo presi. Passiamo, aiuto, alla prossima cosa. Vediamo. Non so bene cosa fare vedere. Facciamo questo, dai. Vabbè, allora vi faccio vedere anche la chicchetta. Quanto è bella? No. Quanto? Oddio no, raga, è sporca dentro. Non mi sono accorta. Vedete queste due righe? È sporca, no. Raga, ho provato un po' a pulirla. Non è andato via un granché, però dai, è già meglio. Devo dire un po' meglio. Però vabbè, la borsa, raga, si tiene così. Non è che bisogna far vedere al mondo che è sporca. Poi si vede davvero pochissimo e non ho la voglia di andarla a cambiare. Poi ragazzi, cioè, è meravigliosa, ma è pure sporca sul manico, ma sono scema. Ah no, che okay, era un po' un pelucchino tipo colla e polvere, che è sta roba? Primark. Ma raga, è un po' fail questo shopping Primark. Ok, vabbè. Però raga, davvero bellissima. Ok, lo so già che c'è questo coso ed è fastidissimo. C'è proprio un puntino nel bianco, candido. Però dai raga, cioè è bellissimo. Voi in realtà la vedete molto più chiara. Tipo, non vedete bene l'azzurro, però è davvero un bel azzurro, un bel celeste vivo, ecco. Cioè, un gioiellino. Poi così tutta squadrata, mi piace un sacco. Io ho già un'altra borsa di Primark che la adoro letteralmente. È quella che metto di più. Mi piace un sacco così azzurra, perché ho un sacco di vestiti azzurri, ma non avevo una borsa azzurra ovviamente, ce l'avevo bianca, ci stava. Ma se c'ho la cosa azzurra e nera, posso mettercela bianca e aggiungo troppi colori così. Solution, ragazzi.
manico bellissimo, molto più rigido dell'altro, davvero bello bello duretto, mi piace un sacco. La forma, cioè la capienza, scusate, la solita di Primark. La chiusura clip, così io la adoro, mi piace davvero un sacco. È solo un po' difficile ogni volta trovare la calamitina, però mi piace un sacco così. Bellissima, raga, cioè davvero così bella tutta squadrata. Cioè, guardate com'è squadrata bene. Allora, anche qua, bellissima. Poi anche questo davanti. Qua c'ha la cinghia, che adesso non posso andare ad aprire perché mio fratello in studio non ha una forbice. Penso di spaccarmi. Oh mio Dio. No, non mi spaccavo le mani se la aprivo così. Strano che questa volta non si è attaccato. Vabbè, l'altra volta pensavo fosse attaccata la... Come si chiama? Cinghia? Bretella? Boh. Ok, aperto tutto. E non è fatta benissimo. Oh mio Dio, wow. Però, ragazzi, per 10 euro... Sì, vi ho già spoilerato il prezzo, va più che bene. Si aggancia con i soliti gancetti di Primark. Devo dire, molto molto bella. Anche la bretella adesso è un po' piegata con la forma, però mi piace un sacco. Così è come sta, si può allargare, anche stringere. Bella bella, piccina piccina. Se volete aggiungere un po' di colore a un outfit total white, bellissima. Questa ovviamente è one size, lei 89 e è blu, cioè il colore proprio si chiama blu e costa 10 euro. Non so se si vede. 10 euro comunque, cioè davvero davvero poco per una borsa così. Non è ben fatta, raga, però, cioè, perché anche qua c'è qualche filetto, si taglia, cioè un lavoro bellissima, sia così, si può allargare, stringere. Io a volte la metto anche così, magari un po' più larga, se no me la ritrovo sul collo, però davvero davvero bella. Oppure si tiene così, che piace molto molto più. E oppure si può anche mettere ovviamente la bretella, o si può staccare, oppure si tiene dentro. Niente, raga, bellissima, mi piace un sacco, adoro. E abbinata portafoglino, perché io, ragazzi, il portafoglino in realtà ne avevo due, però sono quelli un po' così dell'edicola, ecco. Me ne mancava uno proprio bello bello. Non ho neanche aperto, sinceramente. Ok, fatto bene. Sì, non so dove mettere i contanti. Vabbè, qua. Ok. Comunque, così bianco, piccolino, piccolino, ci sta da Dio qua dentro. Oddio, ci sta? Perché è piccina questa borsa, però... No, no, ci sta, vedete. Esce un po' fuori, però si chiude lo stesso benissimo. Se riesco magari a beccare il coso. E ha la cernierina in oro, il che non è top perché la borsa c'è l'argento, però... Vabbè, dai. Accettiamo Primark, accettiamo. Perché casca tanto, madonna. E è super ciompi ciompi, cioè è super morbidoso. Qua c'è una taschina. Questo è costato, aiuto, 5 euro, pochissimo davvero, raga, cioè adoro. Si può notare qua, 5 euro. È cru, il colore si chiama ecru, vabbè, comunque bianco, one size. Bellissima. Piace un sacco. Faccio anche vedere l'interno. Qua c'è la cerniera. Qua ci sono due posti per le monetine, penso. E poi qua hai altri quattro spazi lati per le tessere, penso. I contanti te li ficchi. Capite dove? No, beh, a parte gli scherzi, li mettete da qualche parte, magari non qua dietro perché ve li rubano, però bellissimo, piace un sacco, con la borsa adoro. Adoro. And adesso passiamo al beauty, la skin care, self care. Turu turu turu. Ovviamente sempre Primark. Però allora, dov'è l'altra cosa? Ok. Sperando di non farvi vedere nulla. Oddio, si è visto. Vabbè.
buttiamo via qua gli scontrini. C'era un altro per caso? No, non lo so. No. Ah sì, un altro. Perfetto. Intanto li ho messi là comunque. Mettiamo via la borsa che è caduta. E vi faccio vedere. Sono troppo proud di questo acquisto. Tra l'altro adesso ovviamente non dico assaggiamo ma annusiamo. Allora, ho preso finalmente la marca PS Bubbles. Bellissimo tutto lo grafico. Il Vanilla più Brown Sugar Exfoliate and Cleanse Body Scrub. In poche parole, uno scrub corpo. E io l'ho preso la vaniglia. In realtà penso che andrò di nuovo da Primark e lo prenderò anche alla pesca e alla papaya. Perché raga, a me piace troppo la pesca, cioè io adoro la pesca, non ci pesca. Il gelato alla pesca, due volte alla pesca, adoro la pesca. Ho dovuto trasferirmi perché mio fratello deve lavorare. Quindi eccomi, ho curato tutto di qua. Sinceramente, oddio che capelli ho. Sinceramente mi era mancato un botto il mio LED. Cioè mentre ero di là. Guardate questo. Quanta molta più luce fa! Adoro! Si è slacciato un laccetto del top. Vabbè, adesso mi devo posizionare da qualche parte. Tra l'altro ho detto. Ok, fa molto schifo l'inquadratura. Molto? Ma vabbè, magari mi c'entro. Quindi, io mi tiro tutto. Perché? Dicevo, quindi eravamo arrivati allo scrub che voglio assolutamente annusare. Quindi apriamo, ci sono due pezzi di scotch. Bellissimo. Ok. E quindi ero arrivata prima di trasferirmi che non vedevo l'ora appunto di ritornare alla Primark per prendere anche quello pesca e papaya, perché appunto io l'adoro. Solo che ho detto vabbè, me lo prendo la vaniglia perché magari d'inverno c'ho un po' più la voglia di fare uno scrub magari sui, io lo dico così, poi non so se si capisca, ma dopo ve lo spiego, però sui gli odori, sapori tenui, cioè la vaniglia tipo è un odore caldo, invece la papaya oppure il watermelon, ovvero l'anguria, perché ho uno scrub all'anguria, sono freschi, quindi quando magari ho più voglia di uno scrub tipo che mi riscaldi, ho freddo, faccio questo. Se invece, aiuto, voglio un po' più rinfrescarmi, soprattutto d'estate, uso gli altri due. Quindi questo adesso lo annuseremo perché mi ispira troppo. Riesco a aprirlo. Ah, ho dimenticato di dirvi quanto ho pagato. 4,50 € di 475 ml. Raga, è bello bello grande, cioè non so se si capisce, però è grande quanto la mia mano. Ah, c'è la pellicola forse. Penso di sì. Ok, sì. Quindi vabbè, andiamo ad aprire. Oddio raga, oddio, ok, è molto tipo crema, l'altro mio era più in gel, questo sembra proprio una crema esfoliante, l'odore sa da vaniglia sì, ma anche da gelato alla cheesecake, alla fragola, raga, cioè oddio, adoro, buono, buono comunque, quando lo proverò vi farò sapere com'è, lo proverò in doccia penso, sì, passiamo ai prodottini un po' più piccantini, un po' più interessanti, ovvero ovviamente PS, entrambi arancioni.
Così ho tutta la linea di Primark della vitamina C. Wow, adoro. Bellissima. Questa sia la prima volta che prendo tutta una linea di prodotti. Questo lo devo ancora aprire. Questo invece era così. No, raga, vi prego, fate uno sticker su meme con la mia faccia quando è caduto. Perché non mi sono guardata, ma so che ho fatto una faccia stranissima. E poi il mio... questo è il mio moisturizer. Super Booster Daily Brightening Moisturizer alla vitamina C. Bellissimo. Brightening Eye Gel. Lo scotch. Non l'avevo capito, sinceramente. Che carino, raga. Sono tipo giganti mini, che carini, raga, no, sono troppo belli. L'applicatore mi piace un sacco così, preferisco questo. Non lo so, in realtà, boh. Questo mi fa un po' più da piccino, carino. E proviamo. Oddio, raga. Ma è proprio in gel trasparente. Non ci resta che provarlo. È un contorno occhio, mi sono dimenticata di dire, perché io l'ho detto in inglese, ma... mi sono dimenticata di fare la traduzione in italiano, vabbè. È un gel contorno occhio alla vitamina C, quindi dovrebbe anche essere top. In realtà c'era... c'era anche il siero contorno occhio alla caffeina, che assolutamente devo comprare. Solo che c'ho già un siero al retinolo che uso più per il contorno occhi o per... i rasoietti, quelli per la faccia, e utilizzo quello, e che tra l'altro li ho ordinati da Temu, quindi se volete un video dove faccio come si dice, non so bene come dire, insomma, qui il rasoietti tipo per le sopracciglia e il viso, fatemi sapere. E quindi utilizzo quel siero retinolo. Dopo, quando lo finirò, o quando finirò un altro siero, che in realtà uno l'ho già finito, quindi potevo comprarlo perché c'è molto spazio, comprerò anche quello alla caffeina per il contorno occhio, perché raga, quando io vado a scuola delle occhiaie proprio pazzurde, quindi mi servirà un sacco. Adesso però andiamo ad aprire il Lip Serum Vitamina C. Questo qui di Primark, il contorno occhio, l'ho pagato 4,50€, se non sbaglio, questa sempre o 4€, 4,50€. Il Lip Serum invece, sempre la vitamina C, 3€. Ok, ah, perfetto. Non ho capito se sia un balm o proprio un siero. Okay. Oh mio Dio, sembra un contorno occhi. Ok, adoro. Penso abbia una sfera o... ok, esatto, questo non sembra molto pieno. O sì, ok, sì, è pieno. È molto liquido. Tuttora non sa da molto. Però non è buonissimo. Ok. Devo dire, adoro, super lucidino. Non riesco più a chiuderlo. Ok, è un po' taroccato nella chiusura. Serviva. No, assolutamente no. Però non è molto pieno. Cioè, ha 13 ml, però letteralmente fino a qua è tutto vuoto. Vabbè, farò anzi il restocking in un video ASMR, quindi ci vediamo là. Niente, io vi saluto. Non so io quanto abbia speso. Tanto. E niente. Vi saluto, lasciate un like, un'iscrizione, perché non penso sarà possibile, ma vediamo. Io non ho mai detto gli obiettivi degli iscritti, perché comunque non mi piace, cioè a me non interessa arrivare a 10k, no, cioè chi se ne frega. Però vi dico, questo è un obiettivo che io aspetto da un sacco di tempo, ovvero 5.000 iscritti per la fine dell'anno. Il 31 dicembre 2023 dobbiamo arrivare, ragazzi, a 5.000 iscritti.
a 5.000 iscritti. Sì. Su Siero non lo so, non mi convince proprio. Vabbè. Dettagli. Adesso vado a fare il restocking. Che bella sta linea, arancione, lo adoro. E vado. Andrò a comprare da Primark l'altro scrub e il contorno occhi alla caffeina. Baci.